l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Aiutare i giovani a conoscere, capire e scegliere cosa fare da grandi. La 10ª edizione del progetto Narciso, rivolto alle scuole medie della provincia, è giunta a conclusione con la consueta cerimonia di premiazione dei vincitori, ospitata nell'occasione dalla Distilleria Poli, impresa che ha partecipato al progetto. Luogo ricco di storia e affascinante, anche perché sede di uno straordinario museo della grappa. Da 10 anni Confartigianato Vicenza, con il progetto Narciso, porta i ragazzi a specchiarsi non con il fine del famoso personaggio mitologico, ma per vedere se stessi in un possibile futuro lavorativo. Così gli studenti delle scuole aderenti vengono condotti in visita ad aziende del nostro territorio per conoscerne la storia, l'organizzazione, i prodotti. Successivamente essi illustrano in uno scritto le loro riflessioni. Tutti gli elaborati, oltre 1000 quelli di quest'anno, sono quindi valutati da una commissione che decreta i vincitori. Il primo premio assoluto della 10ª edizione del Narciso è andato a Esther Cavalli, della terza B della scuola media Bombieri di Valstagna, che ha interpretato in chiave personale ogni singolo passaggio della produzione, in seguito alla visita alla distilleria Poli di Schiavone. Proprio per questo la storica azienda produttrice di grappe ha ospitato la cerimonia. La grande passione, sentimento ricorrente in chi opera nell'artigianato, è uno degli aspetti colti da Esther, come lei stessa ci racconta. Ad esempio, quando siamo andati a vedere l'imbottigliamento, c'era un operaio e lui non ha detto niente, ma quando noi siamo passati ci ha sorriso e il suo sorriso mi ha colpito molto, perché mi ha fatto capire che nonostante lui fosse lì a lavorare, amasse il suo ambiente di lavoro, perciò ci metteva tutto se stesso. E dalla voce dell'attore e regista Pino Costalunga, che ha intrattenuto i presenti, alcuni passi del tema vincitore che raccontano del clima rilevato all'azienda Poli. Dentro quell'edificio si respira forza di volontà e voglia di mettersi in gioco. Si percepisce che ogni persona è lì, qualsiasi sia il suo ruolo, dà il massimo. Il modo di lavorare mi ha colpita. L'etica del lavoro si basa su 5 semplici regole che però, secondo me, hanno dei significati bellissimi. La prima è scegliere. Scegliere il prodotto di prima qualità, scegliere l'acqua fresca, ma soprattutto scegliere di essere il top, scegliere di dare il tutto per tutto e per tutti. Ogni operaio si impegna a modo suo per far sì che ogni goccia di grappa faccia cantare le papille gustative. La seconda regola è distillare. La cosa bella non è il gesto in sé, ma il modo in cui viene fatto, perché per quanto può sembrare banale, e questa è la cosa fondamentale per far funzionare la fabbrica. La guida ci ha portati nelle stanze delle bottiglie. Sembravano pozioni magiche. Ma la vera magia era l'amore, la pazienza e la dedizione che ci hanno messo gli operai a creare tutto ciò. La terza regola è usare. Usare con maestria l'alambicco e tutti gli altri strumenti. Ma soprattutto penso usare la tolleranza, l'altruismo. Il desiderio di rendere ogni bottiglia di grappa un capolavoro. La quarta è lavorare. Ogni artigiano lavora il meglio per garantire al cliente il migliore prodotto, fa di tutto per lui, ci mette anima e corpo e tutto ciò senza smettere di sorridere. L'ultima regola è, secondo me, la più importante, rispettare. Rispettare il distillato e il consumatore. Fare di ogni litro di grappa un brindisi alla vita e allo stare insieme. A Manuel Pellizzaro, della terza BM dell'Istituto Comprensivo 2 di Arzignano, plesso di Montorso, è andato il premio messo a disposizione dalle categorie metalmeccanica ed elettromeccanica. Valentina Canton, della terza D della media di Grisignano, ha avuto un riconoscimento dal Movimento Donne Impresa, che ha attribuito inoltre una menzione di merito a Francesca Lionzo, della terza F della media Roncalli di Due Ville.